primo obiettivo di questa amministrazione è riportare finalmente il discorso sull'educazione al centro della città, non soltanto per le sue emergenze o per gli aspetti deteriori, ma riportarlo al centro in modo non ancillare, in modo determinante. Nel 2012 è intenzione dell'amministrazione di chiedere un forte investimento a tutti gli attori, dal centro alla periferia, un forte investimento innanzitutto sull'edilizia scolastica e sulla partecipazione delle scuole ai progetti di razionalizzazione della rete scolastica che sono diventati necessari. Abbiamo già messo in campo le misure per adeguare i servizi ad una maggiore ecosostenibilità, è pronto e sarà diffuso un nuovo capitolato per il sistema di refezione che sia rispondente alle necessità di ecosostenibilità di questa città, così come continueremo il discorso della razionalizzazione della rete insieme a docenti e dirigenti. Noi non vogliamo fare nulla che le scuole non condividano, non sentano come proprio. Il contrasto alla dispersione, sicuramente questa è una cosa su cui bisognerà investire, con progetti innovativi, con progetti verticali, e come il contrasto alla dispersione, che in genere agisce sui soggetti più deboli, anche il contrasto alle discriminazioni, che non sono soltanto diciamo di natura socio-economica, sono anche discriminazioni di razza, per cui vogliamo andare in direzione di una serie di misure, di progetti per l'intercultura, per fare di Napoli un centro interculturale per eccellenza. Ragioneremo e ragioniamo con gli operatori scolastici perché alle famiglie sia dato un supporto anche più variegato, il più flessibile possibile nelle loro esigenze quotidiane. Una cosa a cui tengo molto è di dare voce alle scuole anche per quanto concerne i deboli in assoluto, i disabili. Sappiamo che per esempio sulle misure sulla disabilità che questo comune ha potuto mettere in campo quest'anno sono decisamente poche, e non mi è ignoto che addirittura i presidi ai disabili siano spesso venuti meno, e questa è una cosa che non deve accadere in una città come Napoli, che è una città inclusiva per eccellenza, e la scuola vuole diventare il luogo di questa inclusione.